È capitato anche a te di fare un corso di public speaking in modalità individuale o collettiva e poi di non riuscire comunque a preparare un discorso efficace da tenere dal vivo oppure davanti alla telecamera? Questo può accadere per diversi motivi. In questo video ne analizziamo due. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso programmi personalizzati. Lo spunto a realizzare questo video mi è venuto proprio durante una consulenza privata strategica che ho tenuto qualche giorno fa con una cliente, Margherita, nome di fantasia. Margherita è una donna che ha un'azienda che si occupa di cura per i capelli. Ecco, questa signora mi ha detto: Chiara, ho fatto un corso di public speaking e nonostante ciò, ora che devo produrre dei testi, dei discorsi per la telecamera, non so veramente da che parte partire. E così io, incuriosita, le ho chiesto: ma cosa hai fatto in questo corso? E lei mi ha risposto: mi hanno spiegato come usare la voce, mi hanno spiegato come usare la gestualità, mi hanno spiegato che è importante guardare nell'obiettivo. Ok, e poi? Questo mi hanno spiegato, non altro. E così ho capito che qualcosa non aveva funzionato in questo corso, perché il public speaking non è soltanto come usare la voce e come usare la gestualità. Il public speaking è molto di più. E questo molto di più Margherita ha avuto modo di scoprirlo lavorando per 60 minuti con me. Abbiamo analizzato a fondo il pubblico di destinazione di Margherita. Abbiamo capito quali sono le paure delle persone destinatarie di questi video, quali sono le convinzioni limitanti, quali sono anche i bisogni di queste persone. Poi gli ho spiegato quali tipi di video devono andare a comporre il suo piano editoriale e come devono essere strutturati, come si fa un'apertura, come si fa un corpo, come si fa una conclusione. E infine gli ho spiegato delle tecniche per acquisire sempre più spontaneità nell'esporre questi contenuti davanti alla telecamera, fermo restando che la spontaneità è il risultato di un lavoro fatto in precedenza, perché quando tu sei in connessione con le persone che vedranno il tuo video, perché ti sei connessa con loro prima di parlare, quando tu hai preparato dei discorsi belli che ti piacciono e li hai imparati bene, ti verrà sempre più spontaneo risultare naturale davanti all'obiettivo. Quindi capisci che quel tipo di corso che aveva fatto Margherita era assolutamente un corso inutile, nel senso che un imprenditore al giorno d'oggi ha bisogno di acquisire delle tecniche che gli consentano di preparare discorsi che convertono, ha bisogno di capire in modo concreto e specifico come arrivare al suo target, come stimolare il bisogno e come soddisfarlo in piccole dosi per far crescere sempre di più l'interesse verso il suo prodotto o servizio. C'è un altro motivo per il quale un corso di public speaking potrebbe non aver funzionato anche su di te. Potrebbe non aver funzionato perché magari non conteneva abbastanza allenamento, quindi c'è stata tanta teoria, ma poi poca pratica, e il public speaking ha bisogno di pratica. Ecco perché nei miei corsi e nei miei percorsi di public speaking e video public speaking metto sempre in grande rilievo l'importanza dell'allenamento. Ti permetto di provare i tuoi discorsi e i tuoi video e ti do feedback costruttivi che ti consentono il più velocemente possibile di assimilare il metodo, di farlo tuo e di apparire in modo deciso, autorevole e professionale sia dal vivo sia davanti alla telecamera. Dunque, il primo motivo per il quale hai fatto un corso di public speaking e ora sei spiazzato quando devi comunicare potrebbe essere proprio come quello di Margherita, ovvero una formazione di scarsa qualità. Ma il secondo motivo? Il secondo motivo potrebbe essere che hai fatto un corso di public speaking di qualità, ma che non conteneva abbastanza allenamento. Dunque, hai imparato tante nozioni, hai fatto poco allenamento e alla fine non hai fatto sedimentare bene quello che ti hanno insegnato. Ecco perché nei miei corsi e nei miei percorsi di public speaking e video public speaking c'è sempre una parte di allenamento, perché soltanto grazie all'allenamento puoi fare tuo quello che ti insegno. E nel mio metodo parlare chiaro, dopo la fase di strategia e di preparazione, ci focalizziamo proprio su quella di allenamento, ovvero ti guido passo dopo passo, feedback dopo feedback, a misurare la tua crescita come comunicatore.
Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo miglior indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri Video Public Speaking, Public Speaking Heroes, Public Speaking per Smart Worker e Parlare Chiaro nel settore finanziario. Ciao e al prossimo video!